Ciao a tutti, siete sul mio canale Il Gomitolo di Iari. In questo video volevo mostrarvi alcuni dei miei ultimi acquisti. Allora, partiamo subito da questo colore rosso acceso. È un filato in rocca, 100% merino. È della Cariaggi e il titolo è 248. Il colore 3067. È un rosso acceso, molto bello. Il filato ovviamente è molto sottile, quindi probabilmente lo dovrò fare più di 10 capi sicuramente. Ne avevo uno simile, penso uguale anche il grigio, e per fare un cappello avevo messo 16 capi, quindi c'è un po' di lavoro da fare, però il colore è veramente molto bello e sicuramente ci farò qualcosa, magari per Natale, chissà, vediamo. Adesso passiamo a questo nuovo colore blu acceso, vedete, forse la telecamera lo trasmette molto acceso, ma non è proprio così, però purtroppo non riesco a farvi vedere meglio. Questo è, adesso vi dico subito, si chiama Blue Matisse 230, colore 2550. È un filato 90% merino, 10% cashmere. Non l'ho ancora provato, tutti quelli che vi faccio vedere in rock non li ho ancora provati e non ho ancora fatto il campione, quindi non so ancora com'è. L'unico che ho provato è questo, che però in grigio l'ho provato per fare un cappello a mio figlio. Ed è uguale, quindi più o meno so come si comporta. Questo ancora è tutto da provare. Bene, è un bellissimo colore questo. Adesso è 230, è un po' più grosso di quello rosso, perché l'altro era 2,48 e questo invece è 2,30, e qui probabilmente non so, 8 capi forse, 8-10 capi, vediamo, dovrò fare dei campioni e vedremo poi come, a quanti capi più o meno va bene. Ora passiamo a questo, ha un altro filato, questo è un verde che però ha un po' di nero dentro al filo. Adesso io non so quanto riuscite a vedere, vediamo, proviamo a prendere un filo, ha delle striature nere ed è veramente molto bello come si trasmette. Non avendo fatto ancora i campioni, non riesco a farvi vedere bene. Comunque è veramente un colore molto bello, secondo me, poi ognuno ha i propri gusti, ovviamente. Questo allora è, l'articolo è New Mill 115 EEL Felted. Magari vi scrivo sotto tutto. Il titolo è 1.13, presumo, perché c'è scritto solo 13, però presumo che sia 1.13, un filo e basta. E la composizione qui è 80% merino, 10% fibra poliamidica e 3% elastan. Infatti è leggermente elastica, elastico il filo, però anche se c'è della fibra poliamidica, che sono solo 10%, il filato è morbido al tatto, anche perché io non amo assolutamente i filati che pizzicano, quindi cerco sempre di scegliere dei filati morbidi al tatto. Questo lo devo ancora provare, ovviamente perché l'ho acquistato da poco, e poi ce n'è tanto qua, sarà più di 1 chilo secondo me in questa rocca. E niente, passiamo a un altro filato. Allora, questo è un bianco. Proprio è bianco e basta, non è
Sì, bianco bianco. E questo è lana merino 100%, titolo 236, colore 004. Ho scritto anche qua. Della ditta è Miroglio 236. Anche questo è un filato un po' più spesso. È sempre sottile, però rispetto magari a un altro che è un 2,48 è più spesso, quindi anche qui sicuramente 6-8 capi, dipende anche dal spessore e da come lo volete caldo, quindi bisogna fare delle prove e vi si vedrà. Per esempio questo è 3 capi, è ancora sottile, perciò bisogna provare. Fare dei campioni, io più o meno metto 6-8 capi sempre perché li voglio belli caldi i lavori, perché comunque lana merino è più invernale e più che altro, anche se diciamo devo fare un capo primaverile, magari metto meno, però non tanto di meno. Vedete questo è? Vediamo uno. Vediamo se riesco a farvi vedere in diretta più o meno lo spessore. Allora, questo è un capo, vedete, molto sottile. Poi 2, 3, 4, 5, 5 di qua, 5 di qua. Questo mi sa. Allora, quanti sono qua? 4 qui e 3 qua, 8. Guardate, 8 capi. Vedete, è già più spesso. Vedete, già più spesso. E anche 10 capi, secondo me, viene un bel capo caldo. Poi sì, se lo dovete fare per la primavera o l'autunno, potete fare anche a 8 capi. 8 capi, perfetto, secondo me. Comunque bisogna fare i campioni e provare. Vedere anche a gusto personale come piace di più. Ora ho finito con le rocche, passiamo ai gomitoli che ho acquistato. Allora, partiamo da questo. È un filato Drops Nord e questo è Alpaca. La composizione è 45% alpaca, 30% poliamide, 25% lana. Non pizzica anche questo, ovviamente. E magari per un bimbo io questo non lo userei, perché potrebbe magari dare un po' fastidio, però così al tatto non pizzica. Questo lo devo ancora adoperare, anche questo non ho ancora fatto il campione, bisogna vedere. Non ho delle indicazioni da darvi ancora perché ci vuole tanto tempo per fare tutte queste cose. Intanto vi faccio vedere tutti i filati che ho acquistato. Questo è Nord, il colore mi piace molto. Il colore è 01. L'ho acquistato sul sito Lana Online, vi metterò il link sotto. Non è una collaborazione, questo lo sto dicendo solo per chi vorrebbe acquistare magari da lì. Io mi trovo bene, abbastanza bene con quel sito. Poi ho preso questo bianco della Drops Big Merino, questo è 100% merino, super wash, extra fine merino wool. Il colore è sempre 01, è un bianco. E come vedete c'è scritto 100% wool, lana merino 100%. Questo principalmente l'ho preso per fare un cappello a mio figlio e lo volevo abbinare a questo blu. È sempre 100% merino. Poi un altro colore sempre dello stesso filato ho preso. No, questo è diverso, scusate. Questo, Big Merino, verde. E questo invece è un Drops Merino Extra Fine, Superwash,
Extra Fine Merino Wool. Questo colore è 28, questo è 14 e questo è 07. Allora, questo è diverso, anche gli spessori dei ferri, qua consigliato è 4 mm, vedete? Invece in questo, se vi faccio vedere, magari sul verde si vede meglio, questo è più spesso rispetto a questo, leggermente. Qui i ferri consigliati sono del 5 mm. Quindi questo è leggermente più sottile, però è sempre 100% merino. Sono molto belli, morbidi. Con questo colore ho già fatto un cappello che uscirà prossimamente il video tutorial. È veramente bello, mi è piaciuto molto lavorare con questo filato, molto morbido, non pizzica, per un bambino è adatto. A me è piaciuto, promosso questo filato. Bene, passiamo ad un altro. Ho acquistato anche questo, si chiama sempre della marca Drops Alpaca, colore mix, perché è un, vedete, un verde un po' mischiato, c'è dell'arancio, non so. Il colore è 7815. E qui c'è 100% alpaca, e anche alpaca è molto morbido, mi piace, non l'ho ancora utilizzato, però intanto al tatto subito mi piace perché non pizzica. Bene, un altro filato che ho acquistato è sempre sullo stesso sito, sempre della Drops. Mi piacciono molto i filati Drops, come avete visto. Questo Puna Unicolor, e anche questo è 100% alpaca. Allora, al tatto rispetto a questo mi sembra leggermente più morbido, questo blu, però comunque tutti e due sono morbidissimi, veramente, cioè così senza averlo ancora provato in lavorazione, senza aver fatto un campione, sono morbidi al tatto. E per questo ho preso anche questo. Magari ho pensato di abbinarlo, anche se i colori non sono perfettamente uguali, però secondo me si potrebbero abbinare molto bene. L'idea era questa, di abbinare questi due colori. Questo è Alpaca Silk. E la composizione è 77 alpaca, 23% silk. Allora, qui i ferri consigliati sono del 5 mm, perché ci vuole, perché questa lana si lavora con i ferri grandi, però diciamo abbinata a questo devo ancora fare le prove, vediamo, non ho ancora deciso cosa farci, però l'idea mi piaceva di abbinare questi due filati così. E questo è tutto per il momento. Prossimamente, quando avrò fatto qualche magari lavoro, vi farò vedere cosa è venuto. Allora, vi ringrazio di guardare sempre i miei video, seguitemi, mi trovate anche su Instagram e come gomitolo di Yari. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete già fatto, cliccate sulla campanellina per ricevere l'avviso dei nuovi video, e ci vediamo presto sul mio canale con i nuovi video. Ciao a tutti.